Ciao a tutti, benvenuti. Oggi proviamo a costruire insieme un fiore, ragazzi. Abbiamo bisogno di una pallina già attaccata sul mio filo di ferro, numero 18. Ho fatto aderire con la colla calda, ok? La nostra porcellana o pasta di zucchero, in questo caso userò il verde chiaro e il rosa chiaro, ok? Metto sotto il mio contenitore quello rosa e iniziamo da quello verde a creare il centro per il nostro fiore. Vi piace il fiore? Io amo i fiori. Qua con il mio cano di PVC vado a stendere l'impasto, ok? Bello bello sottile, perché qua abbiamo bisogno di piccoli petali. Userò questo cutter qua, che non so, magari di margherita, che me ne frega. Poi vado a separare i petali che mi servono, ok? Solo per non dover tagliare una ad una. E qua io metto un po' di colla sulla mia pallina in polistirolo, in modo da far aderire bene poi tutta questa porcellana, ok? Potete fare anche in precedenza questo qua e lasciare asciugare, per essere bella liscia con la colla, si aderisce meglio. Una volta fatto questo, vado a coprire il centro della mia pallina, che magari in modo da non far vedere il bianco, magari la sovrapposizione di petalo lascia qualche buchino e vedi il bianco, allora è una cosa bruttissima. Inizio di quello medio, perché il mio tagliapasta piccolo è troppo piccolo, quindi inizierò da quello medio. Tagliando tutti questi fiori qua, poi vado a separare i petali, ok? Perché mi serve i petali separati per fare la sovrapposizione. Molto molto semplice così. E qua proviamo a creare insieme la dahlia, ragazzi, è un fiore bellissimo di effetto. Una volta che coperto la nostra pallina, separiamo tutti i petali che ci serve, ok? Non c'è modo di dire la quantità, perché in base mano a mano che create il centro, vedete i movimenti, vedete se vi piace, lì il gioco è fatto, ok? E qui inizia a fare la sovrapposizione, e non c'è bisogno che sia perfetto, sennò diventiamo pazzi, eh? Sovrapponendo tutto in modo da venire fino al centro della nostra pallina, ok? Lasciando la puntina un pochino, pochino libera, non scacciare troppo, ok? Magari facendo aderire solo sulla base di questi pe piccoli petali. E facciamo tutto attorno, sovrapponendo tutti questi petali, in modo da dare un movimento sul centro del nostro fiore. Mano a mano che si riempiono di petali, lasciamo un po' più libere quelle ultime che andiamo ad attaccare attorno, ok? Così guardiamo un movimento bello per poi dare continuazione con i petali rosa. Qua faccio aderire bene sulla mia pallina usando il mio cano di PVC. Faccio tutto attorno usando tutti i petali che ho tagliato, ok? E qua lascio sempre più libero, mano a mano che sto finendo di fare il giro. Aggiustiamo qui e lì. Questi ultimi petali lo allargo un pochino con questo attrezzo qua, semplicemente scacciando la punta così, ok? Da modo da creare una continuazione quando inizierò a mettere quello rosa, ok? E qui semplicemente lo attacco sulla base, lasciando la punta libera, totalmente libera. Se non sei ancora iscritto qua sul mio canale, vi chiedo gentilmente, iscrivetevi e lasciate il vostro like, così sapete che aiutate il canale e anche incentivatemi a continuare e postare dei nuovi video qua per voi, ok? Questo è il risultato del nostro centro, diciamo un pistillo, ma in realtà è il centro della nostra dahlia, ok? Lo riserviamo qua. E con il nostro impasto rosa vado a stenderlo. In questo caso non c'è bisogno che sia tanto sottile, che poi dobbiamo allargare tutti i petali, ok? Essendo un cutter improvvisato, non è un cutter di fare dahlia, quindi dobbiamo adeguarsi, ok? Taglio tutti quelli fiori che mi servono e poi vado a separare tutti i petali, come ho fatto in precedenza. Qui con questo attrezzo, inizio con questo attrezzo qua, allargare un po' questi primi petali, magari con i secondi vado con i bollitus, che sarà più veloce. Faccio tutti gli altri, vedete, allargo la base più cicciona, più grossa, diciamo così, vado a fare un giro, un movimento così, guardate, e così formo il mio petalo. Vedete? Una volta aver fatto tutto, guardate qua, qua si allarga ancora un po' di più. Una volta aver fatto tanto, diventa facile farle, ok? Questo movimento giratorio sulla base. E qui iniziamo con i nostri giri di petali. E scusate per aver velocizzato il video, ma così, essendo sovrapposizione di petali, non diventa troppo ripetitivo e neanche troppo noioso, ok, ragazze?
per quello velocizzato. E qui mettiamo una vicino all'altra, in modo che l'altezza sia un pochino più alta di quelle verde, ok? Vedete qua? La base devono essere le stesse altezze, guardate, perché sono petali, sto cercando di mettere i petali le stesse misure. Una volta aver fatto il primo giro, andiamo a sovrapporre con il secondo giro, attaccando sulla base un po' più bassa di quello iniziale, di quello giro iniziale, ok? Vedete qua? Attacchiamo più in basso, facciamo aderire bene, tra un petalo e l'altro, sovrapponendo sempre. Il secondo giro è fatto, guardate che già viene bello. Iniziamo con il terzo giro di petalo, ancora un pochino più basso l'attaccatura di questi petali, sempre tra uno e l'altro del secondo giro andiamo a mettere questi, e così andiamo dall'inizio alla fine di questo fiore. Eccolo qua, qui abbiamo fatto 4 giri di petali piccoli, ok? Adesso tagliamo dei petali un po' più ciccioni, un po' più grandi, diciamo così, sempre in rosa. Questo è un rosa chiaro che poi da asciutto vado a sfumare questo fiore con un rosa magari più scuro, ok? Qui tagliamo anche tutto che ci serve. Come ho detto, non c'è un modo di dire la quantità, perché mano a mano che fate, vedete il movimento del fiore. Se vi piace, fermatevi con i petali, ok? E qui farò più o meno 6, più 2 giri con questo petalo più grosso. La stessa cosa di primo, facciamo il movimento giratorio sulla base più cicciona e formiamo il nostro petalo. Una volta aver fatto con tutto, vado a fare il quinto giro con i miei petali. Tra un petalo e l'altro faccio la sovrapposizione. Il gioco da ragazzi. Io amando i fiori, ho deciso di proporvi questo tutorial, spero replicatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Io amando i fiori, vado sempre a fare ricerca sui fiori, magari metto in pratica creando con la porcellana o pasta di zucchero, ok? Qua finiamo con l'ultimo petali, faccio aderire bene sulla mia pallina. E vi faccio vedere il risultato di questo nostro fiore, la nostra dalia di oggi. E guardate che magnifica, bellissima, no? D'effetto. Immaginate una torta con un fiore così, arricchisce bene, no? Arricchisce tanto. Possiamo chiuderla così o lasciare così libera, come volete. Potete fare diversi colori, quello che preferite, ok? Molto bella, mi piace. Magari non è perfetta, ma è un fiore di effetto. Okay, tagliamo questo eccesso qua di impasto sotto e facciamo asciugare così con la testa in giù, in modo da non perdere il movimento che abbiamo dato. Ciao ciao ragazze, al prossimo video, spero vi sia piaciuto, ciao!